Buongiorno a tutti, oggi proseguiamo con il lavoro delle tavolette di legno personalizzate. Abbiamo fatto l'incisione Désiré con il pirografo e adesso stiamo per terminare Nicole, la sorellina. Abbiamo riportato il nome sul legno con la carta carbone, potete vedere il nostro precedente video. E questo è il risultato. E adesso andiamo a decorare, come abbiamo fatto in questo caso, anche la seconda tavoletta. La decorazione è stata fatta con uno stencil, prima a matita e poi col pirografo. Ecco qua le due tavolette personalizzate e decorate. A questo punto, prima di consegnarle, abbiamo pensato di fare due forellini laterali leggermente al di sopra della linea centrale per inserire un nastrino. Ecco qui, vedete due forellini fatti con un trapanino e una punta piuttosto piccola. Penso che sia intorno a 2,5-3 mm. Per non fare il foro troppo grosso. Ed ecco qua che ho inserito un nastrino di raso, in particolare ho deciso di metterlo marrone proprio per riprendere il colore marrone del legno bruciato con la pirografia. Un fiocchetto pronto per essere appeso ed ecco l'effetto sul muro. Speriamo che a Nicole e a Désiré piaccia questo lavoro. Proseguiamo nello stesso modo e ne facciamo un altro, leggermente diverso, con il nome Clelia. Abbiamo scelto di scrivere il nome Clelia centralmente sulla tavoletta ovale e fare due decorazioni sempre con lo stencil simmetriche rispetto al nome. Qui vediamo la prima decorazione, prima riportata a matita e poi ripassata con il pirografo con una punta piatta, così facciamo più in fretta i riempimenti. E qua con lo stencil riportiamo il disegno della seconda decorazione. Dopo aver riportato il disegno, l'abbiamo pirografato ed ecco il risultato finale. Abbiamo poi fatto un foro centralmente in alto e inserito un nastrino rosso. Volendo, si può anche personalizzare ulteriormente facendo una dedica sul retro. Grazie a tutti, vi aspettiamo sul nostro sito elettronicadidattica.com per pirografi e accessori. Iscrivetevi al nostro canale Elettronica Didattica.